Nonostante il loro messaggio di testo truccato, Sanem ha tormentato tutto il giorno il modo in cui si era comportata irrazionalmente quella mattina con Ken. Miriban, tuttavia, era stata la sua distrazione dal senso di colpa e aveva concentrato la sua mente su altre cose per la maggior parte della giornata. Fedele alla sua parola, aveva aiutato Sanem a organizzarsi un po' meglio. Insieme, avevano raggiunto la montagna di bucato e preparato anche diversi pasti per il congelatore, il che sarebbe stato così utile in quei giorni che Sanem non poteva gestire tutto. Verso le 3 di quel pomeriggio, Miriban spinse Sanem verso il bagno. Continua, sto finendo questo ultimo carico di bucato e poi me ne vado. Fai la doccia e ti fai sembrare carina per l'arrivo di tuo marito. Vai, adesso, aveva detto Miriban. Così, quando Ken è arrivato un po' più tardi, cena e fiori in mano, Sanem era pulita e pettinata e anche truccata, e si sentiva meglio con il suo aspetto di quanto non fosse da giorni. Lo lasciò a malapena entrare dalla porta prima di tentare di entrare tra le sue braccia. Lo abbracciò forte e lui l'abbracciò a sua volta, le mani ancora piene di una borsa da ristorante e altre cose a cui non aveva prestato attenzione. Voleva solo lui. Tieni, Sevgilim. Lascia che metta giù queste cose e ti abbraccio bene, disse, dirigendosi verso il tavolo con l'appendice di Sanem avvolta intorno al suo corpo come un koala su un albero. E lei non stava lasciando andare. Alla fine riuscì a liberare le mani, e la strinse in un forte abbraccio, poi le incorniciò il viso con le mani e avvicinò la sua bocca alla sua. Come sempre, era la parte migliore di loro. Il loro amore fisico, che si tratti di baci, fare l'amore o semplicemente coccolarsi nel letto prima di alzarsi ogni mattina, era essenziale per loro quanto respirare. Mi dispiace così tanto, Ken. Penso di aver perso la testa ieri, essendo a casa da solo tutto il giorno e sentendomi così incinta e stanca, e mi ha sorpreso quando ho scoperto che era Cheida con cui hai cenato ieri sera. Mi ha riportato indietro per un brutto momento nella nostra relazione, e non l'ho gestita affatto bene. Mi dispiace così tanto, ha detto, in una rapida sequenza di chiacchiere. Ken le prese le mani e iniziò a camminare all'indietro verso il divano, portandola con sé. Vieni, vieni, vieni qui. Parliamo, disse, si sedette e la tirò in grembo, anche se lei resistette. Ken, sono troppo pesante, disse, cercando invece di sedersi accanto a lui, ma lui la reindirizzò e la fece sedere proprio in grembo, allargando le ginocchia per creare un punto per il suo sedere. Non lo sei, Sanem. Non sei grande da nessuna parte tranne che qui, le disse, mettendole una mano sul ventre rotondo. E questo è tutto bambini. Non sei grasso, sei bello, disse e la baciò di nuovo. Si perse nel suo bacio, come sempre, ma nel momento in cui finì, riprese a chiacchierare. Sono imbarazzato di aver reagito, disse, ma lui la fermò con un altro bacio. E quasi le fece dimenticare tutto ciò che era accaduto oggi con il suo calore e la sua bontà. Lui alzò la testa, mettendola alla prova, e lei iniziò a dire di più, ma la sua bocca tornò sulla sua e lei dimenticò praticamente tutto ciò che aveva mai saputo fino ad allora con quel bacio. Era succulento e caldo, e andava avanti all'infinito, la sua bocca le succhiava le labbra finché lei non riusciva quasi a respirare per il fuoco che stava portando in vita in lei. Quando finalmente alzò la testa, lei non aveva niente da dire. Ha semplicemente guardato in quei suoi bellissimi occhi scuri e si è arresa alla sua abilità nell'amarla fino all'oblio. Là, disse, va meglio. Si appoggiò allo schienale e la fece rannicchiare più comodamente in grembo, la sua testa nell'incavo del suo braccio e la sua mano libera che già le accarezzava i capelli come amava tanto fare. Sono io che dovrebbe chiedere scusa a te, ha detto. Non sarei mai dovuto andare a cena con Cheida. E gli altri, disse, sottolineandolo, senza dirtelo. In realtà, non la rivedrò mai più senza di te o Deren al mio fianco. È una promessa, ha detto. Ha ascoltato in silenzio. Stai portando un carico pesante in questo momento solo con la gravidanza. E io sono stata assorbita dal lavoro e dalla ricostruzione dell'agenzia. Ho lasciato la gestione della nostra casa, le modifiche alla guida di viaggio e tutto il resto che ci vuole per vivere questa vita, dipende tutto da te. E mi dispiace per questo.
Sono un uomo e posso concentrarmi solo su una cosa alla volta con un vero successo. Quindi tu, Sevgilim, disse dolcemente, la mano avvicinandosi per cullarle teneramente la guancia, tu sei il mio obiettivo finché non arrivano questi bambini. Posso, disse, ma la sua bocca coprì immediatamente di nuovo la sua e la baciò di nuovo fino a farla tacere. Anche se aveva cose da dire, non poteva fare a meno di sciogliersi sotto l'assalto del suo amore. Aveva avuto bisogno della sua totale attenzione per giorni, sembrava. Essere tra le sue braccia, essere baciata e tenuta così amorevolmente era come un balsamo per il suo senso di valore in quel momento. Ha fatto di nuovo tutto a posto. Può alzare leggermente la testa. Vedo che ci vorranno molti baci stasera per farti semplicemente ascoltare le mie scuse e accettarle senza commenti, le disse, poi le strofinò il naso con il suo. Forse continuerò a parlare così tu continui a baciarmi, ammise. Oh, ti piacciono i miei baci, vero? Ne premette alcuni sulla guancia e le succhiò il lobo dell'orecchio nella sua bocca. Sì, sospirò mentre i brividi si diffondevano sulla sua spalla. Le morse delicatamente il lobo, poi si spostò sul suo collo e fece lo stesso lì. Dimmi cosa ti piace dei miei baci, sussurrò vicino al suo orecchio. Chinò la testa di lato per invitarne altri. Mi piace quando mi succhi il labbro inferiore, disse, quasi incoerente a questo punto. Ma mi piace quando mi mordi, ammise. Gemette profondamente. Ci sono diverse parti di te che hanno bisogno di quel tipo di attenzione, credo, la rassicurò, la sua voce bassa e dolce come le piaceva. Poteva far le cose con la sua sola voce che nient'altro poteva ottenere. E quando le diceva cose malvagie con quel tono di voce, era inutile resistere. Lei riportò la sua bocca sulla sua e, beh, la cena avrebbe sicuramente bisogno di essere riscaldata. Sanem aveva intenzione di portare Leila a fare shopping con lei il giorno seguente per cercare un abito da cocktail, ma Leila era enorme con quei suoi bambini e aveva un parto pretermine, quindi era fuori di testa per il momento. Mevkibe era presente a Leila, guardandola come un falco, quindi non poteva andare con Sanem, ed Eren e Ken decisero di lavorare alla proposta per Drive Turkey, la campagna di autonoleggio. Lavorare di sabato era insolito, ma entrambi erano motivati a ottenere questo accordo e stavano facendo il possibile per realizzarlo. Ciò ha lasciato Sanem solo un partner nel crimine. Chaisi ha escogitato diversi motivi per cui non poteva assolutamente andare a comprare un vestito con lei mentre lei si trovava inaspettatamente sulla soglia di casa sua sabato mattina. I suoi capelli avevano bisogno di essere lavati. Il suo frigorifero dovrebbe essere pulito. Il suo cellulare era perso, ma Sanem ha giocato la carta del senso di colpa e ha pensato che avrebbe potuto vedere un piccolo indebolimento nelle sue difese. Lasceresti che una donna profondamente incinta se ne vada da sola per le brutte strade di Istanbul? Chaisi era sulla soglia con il suo pigiama a stampa di pinguini, la maschera da notte di raso nero parcheggiata sulla fronte e il suo onnipresente animale di peluche nella curva del gomito. Si accigliò fortemente. Dov'è Ken Bei oggi? Non dovrebbe essere tuo marito a proteggerti. È Zeus. Sanem ha iniziato a prendere sul serio la battaglia ora. Abbassò le sopracciglia, socchiuse gli occhi e gli lanciò un'occhiataccia. Oggi lavora per assicurarti di avere un lavoro in futuro. Oh, disse Chaisi, e sorrise dolcemente. È così, così buono con me. Chaisi, Sanem abbaiò e pensò di svenire per lo spavento. Barcollò, poi ne recuperò un po', aggrappandosi allo stipite della porta per sostenersi. Non farmi chiamare a Ian e dirle che ti rifiuti di andare a fare shopping con me. I suoi occhi si socchiusero e, sebbene non avesse detto una parola, lei sapeva di aver vinto quando si era voltato, lasciando la porta d'ingresso aperta, e si era limitata a trascinarsi nella sua camera da letto con le sue pantofole da pinguino troppo imbottite, ma intonate. Arrivarono per primi al centro commerciale. Chaisi brontolò qualcosa sottovoce sul luogo dello shopping di fascia alta che non era riuscito a impressionarlo come parte delle strade meschine di Istanbul. La boutique di maternità non aveva nulla che somigliasse nemmeno all'eleganza, le loro offerte o matronali o carine, nessuna delle quali piaceva a Sanem. Chaisi è d'accordo. Il grande magazzino è stata una tappa infruttuosa.
Sono venuti a mani vuote al negozio di abiti da sposa, ma non prima che Sanem pensasse che avrebbero potuto essere buttati fuori perché Ceisi si stava drappeggiando drammaticamente in ogni offerta che tirava fuori dallo scaffale per la sua considerazione. L'anziana commessa priva di senso dell'umorismo passava più tempo ed energia a guardare loro due con il naso a bulbo che non a cercare un vestito per Sanem. Già, si erano stancati della caccia. Ceisi fece i capricci e le fece comprare il gelato mentre lui cavalcava la giostra a grandezza naturale come un bambino di 2 anni troppo cresciuto. E lei si chiedeva come avrebbe fatto a cavarsela con 3 piccoli come lui. Hanno trovato un vestito per lei in una boutique d'élite allo Zorlu Center. Ceisi ha finalmente dimostrato di sapere come agire. Si sollevava da alto, assumeva un aspetto superiore e sembrava adattarsi alla clientela benestante in modo appropriato come gli arredi elaborati lì. Sanem ha provato uno splendido abito da cocktail corto scarlatto che mostrava molte gambe e aveva un audace décolleté che faceva sembrare il suo seno migliorato dalla gravidanza ancora più impressionante, e le abbracciava la pancia senza alcuna intenzione di nascondere un singolo dettaglio di lei pancione. Ceisi si limitò ad alzare le sopracciglia, poi distolse rapidamente gli occhi. «Troppo? Troppo rosso? Troppo audace?» chiese, voltandosi avanti e indietro davanti allo specchio a 3 vie vicino al camerino e dubitando di se stessa. Ceisi si dimenò, sbattendo le palpebre più volte rapidamente. Si schiarì la gola e la guardò accigliato, poi distolse di nuovo lo sguardo. «Tutti sapranno che sei incinta, Sanem», disse sottovoce. Lo guardò come se fosse stupido, poi la sua pancia, così grande ora che non riusciva a vedere bene i suoi piedi. «Stai scherzando, Ceisi?» Scosse la testa. Un'espressione preoccupata prese il sopravvento sul cipiglio. «Sul serio, il segreto è svelato, credo», gli disse. Sembrava sollevato da questo. «Ah, allora ok», lui sorrise. «Beh, posso dirlo, Zeus approverà sicuramente». E lo ha fatto certamente. Ken l'aveva sempre amata vestita di rosso, ma questo vestito rosso e il modo in cui ci appariva lo hanno afferrato proprio per le sue parti vitali. Le stava parlando dal soggiorno mentre lei finiva di prepararsi, dicendole che dovevano già essere in viaggio, poi si voltò e la vide per la prima volta e si fermò a metà della frase, sbalordito. Rimase incerta, aspettando la sua reazione mentre lui faceva un giro completo intorno a lei, non volendo perdere un singolo dettaglio dello splendore e della bellezza di sua moglie quella sera. Non poteva letteralmente parlare per un momento, così preso dal suo aspetto. «Neoldu?» ha chiesto Sanem. «È troppo, Ken, perché non ho altro da indossare a questa festa?» Si lisciò le mani lungo i fianchi, desiderando che il vestito fosse un po' meno aderente o corto o qualcosa del genere, non era sicuro di cosa. Sapeva solo che sembrava.